Buon pomeriggio a tutti, benvenuti in questa nuova live, signore e signore, ci siamo. Partiamo subito e partiamo anche spediti perché devo subito fare una cosa importante, quindi ciao a tutti. Minecraft. Salve Minecraft, ciao Castello, perfetto. Partiamo subito e andiamo a disattivare i mob, perché non l'ho ancora fatto. Va fatto subito, appena si inizia. Come state intanto? Come va? Stavo guardando un tuo video, lo finisco dopo. Ah, il tuo video, quello di oggi immagino. Eh sì, puoi anche finirlo dopo. Considera però che chiaramente adesso sarà un po' un seguito questa live. E io tutto a posto, oggi non ho niente di strano da raccontarvi. La cosa più bizzarra che mi è successa oggi è che ho mangiato gli onigiri a pranzo. Li ho composti io, non stavano insieme, si sbriciolavano e quindi li ho mangiato il riso col cucchiaio alla fine. Giornata abbastanza anonima, devo dire. No, Deliveroo non si è fatto sentire, devono andarsene tutti a cagare, sinceramente. Da quel punto di vista niente. Ah, però mi è successo un imprevisto. Ecco, questa cosa ve la devo raccontare. Perché mi arriva una mail da YouTube. E adesso vi leggo anche come era intestata, perché mi ha messo un po' di angoscia. Datemi un attimo. Ma ehi, funzionavi già? Funzionavi già? Ma allora va tutto bene. Allora, posiamoci un attimo da qualche parte. Non dovrebbero esserci mob, teoricamente, però qualcosa sfugge sicuramente prima di caricare. Allora, mi arriva questa mail da YouTube. Ah, intanto, Ricky Mar, non ti ho salutato, ti ringrazio per i 9 mesi di resub che hai fatto durante l'intro. Simbolo del megafono nel titolo. YouTube ha rimosso i tuoi contenuti. Come? Mai è successo in 10 anni. Che cazzo succede? Vado a vedere. Tutto preoccupato. Stavo scendendo a mangiare su un corso suo a vedere. Ti informiamo che il nostro team ha esaminato i tuoi contenuti e ritiene che violino le seguenti norme. Norme relative a spam, pratiche ingannevoli e frodi. Ho detto, ma signor giudice, io sono innocente, ma che succede? Mi ha messo un infarto. Poi leggo più giù. Quello che hanno rimosso è un URL in un video di una mod. Adesso vi spiego. Fine. E in più dicono... adesso non so più dove sta scritto. Ah, eccolo qui. Ci rendiamo conto che questo potrebbe deluderti. È nostra responsabilità fare in modo che YouTube sia un luogo sicuro per tutti. Se ritieni che sia stato commesso un errore, puoi presentare ricorso. Ok, non so dove sta scritta in realtà la cosa che vi volevo dire. Tanto qua parte le pubblicità. Video di 3 anni fa, di febbraio, attenzione, febbraio 2020. Però stava scritto tipo: tranquillo, non c'è nessuna conseguenza per il tuo canale, perché sappiamo che potresti non averlo fatto intenzionalmente. Ok, già meglio. Ma che cos'è l'oggetto? Il problema? La mod degli SCP che ho fatto 3 anni fa sul canale, dove per completismo e professionalità ho citato in descrizione, oltre al link della mod, la wiki ufficiale degli SCP. Cioè quella da cui tutto il materiale viene preso. La wiki ufficiale. Il link della wiki ufficiale degli SCP è stato, a distanza di 3 anni, quando ormai non frega più un cazzo nessuno, è stato considerato fraudolento e quindi andava rimosso. Allora io per sicurezza dico, adesso apriamo tutti i video a tema che ho fatto su YouTube. Non credo di averlo messo da altre parti questo link, però controlliamo. C'era solamente in quel video. La cosa bella è che non l'hanno rimosso, c'era ancora. Non hanno tolto un cazzo. Mi ha mandato tutta sta mail. Abbiamo rimosso. Io pensavo il video. No, il link nel video. E non è vero. Non l'ha rimosso. Era ancora lì. L'ho rimosso io. L'ho tolto io. Non ho capito YouTube. Oggi molto pazzerello. Mi ha fatto sta bella sorpresa.
E quindi sì, ecco, effettivamente oggi un piccolo imprevisto c'è stato. Sembravo pronto per la galera. Sì, praticamente, cioè, mi ha fatto prendere un mezzo infartino, leggere così la mail. Poi si vede che ti danno prima la botta e poi ti fanno rilassare, che è meno peggio di quello che sembra. E comunque, niente, tutto a posto. Spero che non mi blacklistino di nuovo per sta cagata. Perché figa, un video di 3 anni fa, magari è capace che l'algoritmo mi mette in blacklist e non mi consiglia più video, come è già successo in passato. Ci ho messo 2 cazzo di anni, se non 3, a tornare nei consigliati. Quest'anno sono tornato nei consigliati. Quindi speriamo non ricapiti. Che hanno anche rotto i coglioni, sinceramente. E detto questo, oggi live sulla survival, che ho portato anche nel video di oggi. Perché ero nella blacklist? Non lo so, forse perché c'è stato un periodo dove nei video dicevo un sacco di cose scurrili, parolacce, cose così. E poi si vede che a YouTube non è piaciuto molto e quindi ha smesso di consigliare i video. Ho dovuto un attimo fare tutto il lavoro di pulizia per dirgli: ehi, guarda, sono cambiato, consigliami per piacere. Perché alla fine c'è dietro un algoritmo, dietro i consigliati, dietro a quanto i tuoi video girano. Se l'algoritmo decide che non devi girare, non tu vieni oscurato, non esiste più. Sono cresciuto, esatto, ora sono più maturo. Come io questa frase la sento spesso. Una richiesta di sban di qualche giorno fa, ok, qui in chat. Ciao, buonasera, buongiorno, non so cosa c'era scritto. So che quello che è accaduto è stato molto brutto da parte mia, però sono passati anni, sono maturato e vorrei chiedere scusa e farmi chiedere di riaccedere alla chat. E io dico, vabbè, ci sta, no? Vedo ban del tipo 2021-2020. Il problema è che dico, ma mo che cazzo è questo? Ma chi si ricorda? Ciao, scusa, so che 3 anni fa quella cosa che ho fatto. E che cazzo hai fatto? Non è che posso ricordarmi tutto. E ogni tanto mi capita che arrivino dei ban vecchissimi. Oppure tipo, ban di 4 anni fa, mi era successo di recente, 4 anni fa uno aveva bestemmiato in chat. Bannato, ok? E sono passati 4 anni da quando ho fatto quell'orribile gesto. Vorrei chiedere di ritornare perché penso che in 4 anni sono maturato e sono cambiate tante cose, ho scontato la mia pena, vorrei rientrare in chat. Ma figa, ma chiedilo prima lo sban. Che cazzo hai aspettato a fare 4 anni per maturare? Potevi farlo anche dopo un mese, voglio dire. Cioè, lo sban lo puoi chiedere dopo una settimana. Ogni tanto mi arrivano queste cose. Quindi sì, no, la frase sono cresciuto, sono cambiato la sento spesso. Ferre, grazie per i 13 mesi, bentornato. E vi svelo anche un segreto, a me non frega un cazzo se uno è cresciuto e cambiato. A me frega che se ti sbanno, fai il bravo, se no ti ribanno, non è che mi interessa della tua crescita personale, del tuo viaggio mentale, con tutto rispetto. Però sì, succede. Che bello, che meraviglioso mondo che è l'internet. Vabbè, non so se uno mi dice che sono stato io, è stato mio fratello, non lo sbanno perché non ci credo. Piuttosto mi dici, guarda, non ci crederai, è stato mio fratello, però mi prendo la responsabilità perché sono stato coglione io a lasciargli l'account e mi scuso. E allora dico, vabbè, allora ti posso sbannare. Non che scarichi le responsabilità. Mi è arrivata una mail, che cos'è? Ma un tebexino!
Uno scioppino, perché non c'è l'alert dello scioppino? Perché non è stato mandato? Può essere. Maro, grazie dei 23 mesi. Si può dire che sempre... Si può dire che sempre più vicino al secondo anno di sub, ma ciò non significa che io non le possa chiedere come sta Lord, addirittura Lord. Buona fortuna per chi ha il quinto anno come me. È uscito l'allerta a schermo? Quando? Ma ha fatto suoni? Ha fatto suoni? Scusate, allora sono rincoglionito, non mi sono accorto. E stavo parlando, mi sono distratto. Allora, niente. Ti ringrazio, Fex, che ha fatto la shoppatina in supporto al server. Ha fatto la shoppatina sul server di Blaze Coins. Quindi ti ringrazio. Non ho visto proprio l'alert. Meno male che mi arrivano le mail. E Kirito, grazie per gli 11 mesi, bentornato. E Mario, stavo dicendo, per chi è il quinto anno come me, buona fortuna. Eccetera eccetera, buona fortuna a tutti. Ogni anno c'è qualcuno che smatta con gli esami. Però ragazzi, ogni anno quelli che si affacciano alla quinta sono mega preoccupati. E poi arriva l'estate che insomma va sempre tutto bene. Quindi state chill che ci passano tutti e si fa. Si fa tranquillamente. E qua fa un sacco caldo. Ops. Op Sub Zero, grazie per i 14 mesi, bentornato. Quanti anni ho ora? Ne devo fare 23, Samuele. Però alla Ezalb, diciamo. Comunque, oggi nel video ho costruito questo tetto con la torretta. E che è speculare a quello della parte opposta, con la torretta nell'altro lato. Dobbiamo fare la seconda torretta di qua più alta. Qualcuno mi ha detto nei commenti: occhio a non sovrapporti ai merletti sopra, che sennò stona, tanto non ci arriveremo mai nella vita, tranquilli. E io direi di partire da questo. Poi dobbiamo fare le pareti sotto e vediamo un po' come viene. Beh, si finisce il tetto oggi, il tetto è già finito, devo solo fare la torretta, le pareti qui, easy. Poi ci sarà da ragionare se mettere qua qualcosa, io ho già delle idee, comunque, ho delle idee che vorrei provare. E poi il ponte, insomma, un po' di robe, però siamo molto vicini, siamo vicini al completamento della struttura. Per qualsiasi esame i prof fanno terrorismo, quando alla fine sono abbastanza semplici. Ma fanno terrorismo per spingervi a studiare di più. Sennò, se ti dicono, ma sono una cazzata, non ti prepari e poi magari sono difficili. Cioè, voglio sperare sia per questo. No, non siamo al 70% della struttura, siamo molto più avanti. Dunque, partiamo con questi materiali, i muretti, dove li ho messi? I muretti. Facciamone anche altri di muretti. I muretti, poi grate. Questi, e poi facciamo il resto dopo. E prima ancora devo andare a prendere il libro dei sub. La torre in mare, sì, la farò più avanti. Ragazzi, qua devo mettere un fuck da qualche parte. Me lo chiedete più volte ogni live. La torre sull'isola verrà fatta dopo. Dopo tutto il resto. Per colpa della tua live, in cui esplori la mappa del server, mi è venuta tantissima voglia di giocarci e mi sto divertendo un mondo. Sembra una cosa grave, no? Beh, meglio così. Ci sta. Allora, libro di sub. Andiamo a segnare i primi sub arrivati oggi. Ricky. Ferre. Poi abbiamo Maro.
Abbiamo Kirito e Hope. E questo ce lo teniamo da parte. Si può fare la resub con Prime, ma bisogna aspettare termini il mese e finisca l'abbonamento. Puoi fare la resub, però deve prima scadere, sì. Devi aspettare che scada, in modo che si liberi il Prime, e poi puoi fare la resub. Ed eccoci qui. Allora. Prima cosa. Il punto esatto dove devo scavare è questo, no? 1, 2, centro. 1, 2, qui, sì. Avanzano 3 dal bordo. Quindi questi via. E qui facciamo la nostra torre. Bene. Tutto a posto. Quindi la torre qui dietro deve essere più alta di questa. Quanto sarà più alta? Io pensavo che il tetto di questa torre debba svettare dietro questo, ma non superarlo. Cioè la base non deve superare la punta. Per cui questo è 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocchi. Io direi che alziamo di 4 blocchi, come dicevo nel video, ci sta. La torre esterna del castello sarà più grande, sarà più alta. Più grande, non lo so. Più alta, sì. Sta venendo davvero incredibile, maestosissimo. La posizione trovo sia davvero perfetta, che lo renda ancora più bello. Grazie Asip. Posizione, devo dire, che è stata studiata sulla collina, aveva un senso, ma neanche così tanto, cioè non proprio così perfetta, cioè da lì si vede benissimo e da qui vediamo benissimo la base. Peraltro mi ricordo che all'inizio il progetto era molto più piccolo, poi si è deciso di farlo così. Cioè all'inizio pensavo di fare una roba molto più piccola, poi ho preso tutta la collina praticamente. Allora, qua mettiamo gli scaffolding anche per dopo. La base del tetto starebbe bene 2-3 blocchi sotto la punta di quella più bassa. È quello che ho detto, Emanuele. Le torrette avranno accesso volendo, sì. Beh, facciamo meglio sta cosa. Volendo, sì, si potrebbe fare una scala pioli per salire e guardarsi attorno. Fine. Non so se lo farò comunque, perché per ora sono chiuse. Cioè, volendo si può fare. Volendo oppure si possono tenere estetiche e basta. Comunque, questi sono 3, 4, 5 blocchi. Deve diventare di 9 sta cosa. A partire da qui. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Imaru, grazie per la sub regalata, grazie mille. Kusaim Riki, benvenuto. Mandate qualche BL gift al signor Maru. La parte nello stile della base di terra, come avevi detto, alla fine la fai la parete nello stile della base di terra, come avevi detto. Non la faccio più come volevo farla all'inizio, perché poi abbiamo modificato in grandezza il progetto. Cioè l'idea iniziale era di un castello più piccolo, ma questa torre contiene l'area in cui stava la base di terra, quindi lì dentro voglio fare una parete dentro conservata, tipo reperto. Quindi la facciamo sì, ma sarà all'interno.
un sito archeologico vero e proprio. Bene, qua dietro parte da due blocchi più su. Quindi, così. E così. E già che ci siamo. Qua chiudiamo. Qua sotto ci va un blocco. Che poi verrà tolto, in realtà. Credo che verrà tolto, sì. È scaduta la salva al bot. No, stream elements. Rip. Povero stream. E niente, come dico sempre, se qualcuno coglierà la tradizione di sabbare il bot, aspetto, se no lo sabberò io. Ah, già da ieri. Niente, non è più lo stream elements di una volta. E poi ho chiuso anche qui sotto. Ok. Le mura in futuro continueranno, sì. Qua abbiamo chiuso tutto. Abbiamo chiuso tutto, va bene. Quindi adesso questi muretti vanno alzati di a 7. Quindi 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7. E già che siamo qui, possiamo fare così. No, in realtà non conviene. Non conviene farlo ora. Ok, allora, prendiamo questi blocchi invece. Partiamo. Cadiamo e torniamo su. Nulla ti vieta di sviluppare il castello sottoterra. Lo so. Ma sono tutte cose di cui abbiamo già parlato mille, mille volte. Dovete solo avere la pazienza di arrivarci. Maro, attenzione, regala un'altra sub proprio a Stream Elements, ma grazie mille Maro. E bentornato Stream. Perché parlate di un preside in chat? Cosa vi siete fumati oggi? Ciao Volpix, benvenuto in chat. Preferisci mettere sempre protezione 4 oppure fai dei misti? Non contare che nella vanilla è l'armatura in tutte le protezioni. Qua, fire protection e gli altri hanno protezione. E io ho sempre avuto un pezzo con protezione dal fuoco. Che non si sa mai. Infatti, di recente mi è anche servito. Ho iniziato da poco alle superiori. La mia nuova prof d'inglese che sta creando problemi alla classe, prendendo in giro i miei compagni extracomunitari. Ma come? Ah, ecco perché vai dal preside. Io leggevo vai dal preside, preside. Dicevo, ma che cazzo state dicendo? Stavate rispondendo a lui senza taggarlo. Eh no, hanno ragione, dovete andare dal preside. Ma scusa, ma che roba è? Ma è inaccettabile. Non si può fare sta cosa. Andate subito a segnalarla. Ma pensa a te.
poi c'è cioè, proprio la prof di inglese è razzista, la professoressa che ti insegna una lingua per essere aperto al mondo è razzista. Ma come? Incredibile. Ok. Direi che dà l'idea. Qua è tutto chiuso. E mettiamoci una torcia per il momento. In tutte e tre. Giusto. Ah, ma qua è tappato proprio. Perché l'ho tappato? Ok. Andiamo dall'altro lato. Secondo te quest'anno i mob del mob vote saranno di Legends, così potrebbero fare un golem vote? No, ma non faranno mai un golem vote, cioè sarebbero dei criminali. Immagina, tipo, ah, non votate mai i golem. Cioè nessuno vuole i golem per 2 anni di fila. Ok, oggi dovrete scegliere solo tra golem. Cioè penso che il pubblico si incazzerebbe non poco. Ok. Abbiamo i mob disattivati, ma non si sa mai. Quindi, fatto tutto questo, dobbiamo prendere il materiale per la torre. Quindi abbiamo bisogno di prendere altre cose e forse anche di fare qualche candela nuova. Quando è il Minecraft Live? Ma sono felicissimo di questa richiesta, di questa domanda in chat. Il 15 di ottobre. Che sarà una domenica, alle 18 in punto, mi trovate online, qui, per seguire il Minecraft Live insieme a voi. Nella programmazione del canale c'è già l'evento programmato per il 15 ottobre, dove potete andare, cliccare e fissare un promemoria, così che l'app di Twitch vi mandi una notifica quando sta per cominciare quella live. Il 15 di ottobre. Sul sito rosso? Certo che ci sono sul sito rosso. Prossimo progetto dopo il castello, Anthony e la pensione. Ma sono tranquillissimo, solo che devo ripeterlo tante volte, quindi hai fatto bene a chiederlo. Non mi servono questi, in teoria. Mi servono invece assolutamente questi qui. Questi qui. E una candela in più mi servirebbe. Allora. Per la candela in più si cercano le squid. Un attimo. Allora, la serie di Lies of P la porterò quasi, quasi ogni giorno. Il piccone sta per morire, ma beato lui, guarda, lascialo stare. Lascia che muoia. Anthony, grazie per il Prime, benvenuto. Dicevo, la serie di Lies of P sarà quasi ogni giorno. Il quasi è dato dal fatto che oggi non c'è, perché la live pomeridiana è un po' più corta, quindi non si fa in tempo, purtroppo. Avessi streamato fino, che ne so, alle 19 e mezza, ti avrei detto, ok, facciamolo.
Ok. Mi ero già visto morto. Ah, mamma mia. Devo smetterla. Va bene, le candele sono qui. Eccole. A posto. Dovremmo avere tutto. L'acciarino devo prendere. Comunque, per completare i discorsi, intanto Anthony e qualsiasi persona nuova, se avete la sub, potete utilizzare i vantaggi con i comandi. E potete entrare nel gruppo Telegram, di cui vi lascio il link in chat. Potete entrare nel server e nella Coblemon vi lascio tutti i link in chat. Nel server che ha anche la Coblemon. C'è Discord, c'è la texture, c'è un botto di roba da prendere se siete sub. Mentre per finire il discorso Lies of P, praticamente domani sera in seconda serata lo continuiamo. Sabato sera dedichiamo tutta la live e lo porteremo sempre in seconda serata tutti i giorni, tranne il giovedì che appunto non c'è neanche la serata, e il sabato live dedicata finché non lo completiamo. Considerate che è un gioco da 17 ore pare, ma se fai completismo puoi andare sulla trentina. Quindi probabilmente ci metteremo una trentina di ore. Bene, fatto questo, dobbiamo prima di tutto, vediamo se mi ricordo, alzare questo. Poi mezzi blocchi, no, scale. Gli interni del castello dopo che è fatto il castello. Sai perché? Perché non puoi fare degli interni in una struttura senza fare la struttura. Quindi tanto vale aspettare e farla tutta. E non mi basteranno questi? No, invece sì. E invece no, me ne serviranno di più. Che palle. Visto che per fare i dettagli utilizzi spesso blocchi che utilizzano link sack, tipo le candele, che ne dici di fare una farm automatica di squid? Hai assolutamente ragione, dovrei farla, dovrei averla già fatta da tanto, ma su certe cose sono molto pigro. Da quando seguo le live, tutti i giochi che hai portato in seconda serata mi sono sempre piaciuti un sacco. Cerco di farvi solamente quelli che proprio ci tengo particolarmente. Allora, dovevo finire sotto prima. Quindi così. Qua è un po' un casino. Non ho mai giocato a Zelda, no. Per quanto mi tenti, mi sa che non lo proverò tipo mai. È un gioco molto lungo. E se devo scegliere un gioco così impegnativo, probabilmente punterei ad altro.
le torrette le avrei messe specchiate a come le hai fatte, perché sul tetto non fatto oggi in video a sinistra ci sarà il ponte tra le torri, quindi la parte sinistra è già occupata, mentre la destra secondo me risulterebbe troppo vuota. Dobbiamo creare disparità con queste torrette, è l'elemento di asimmetria, quindi è fatto di proposito. Comunque, tra poco la completiamo e possiamo vedere direttamente come è uscita. Fatto. Torretta finita. Come vedete l'altezza è giusta, perché la base è poco sotto alla punta. Quindi dovrebbero sovrapporsi bene. Adesso vediamo. Direi che ci siamo. Direi sì, che ci siamo. Solamente questo pezzettino è probabilmente il tetto più complicato del mondo di gioco. Oddio. Non è il più complicato. È uno dei più complicati, però. L'accia è forse il più complicato. Anche se rende meno. Quindi adesso dobbiamo andare avanti facendo le pareti. Quindi per prima cosa recuperiamo nuovamente questi. Alzeresti una torretta del corpo centrale? Che cosa vuol dire? Poi tocca arredare tutto. Lo so. Bisognerà trovare un modo per essere originali nell'arredare tutto. Così non stanca. Più aggiungi elementi, più rende. Sta venendo molto bene, grazie Rita. Ma l'idea era dall'inizio di aggiungere un bordello di cose strada facendo per completarla. Quindi chiaramente inizialmente era spoglia per forza di cose. Allora, non mi ricordo un dettaglio qui. Ok. Devo prendere quindi anche i blocchi di pietra. Quindi prendiamo di nuovo questi. Anche se avrò sempre nel cuore il castello Giappo. Ma il castello Giappo è storico. Un giorno anche questo sarà storico, dai. Bisogna solo dargli tempo. Quindi, qui tiriamo dritto, così. In questo punto, non mi ricordo come me la sono gestita, però. Quindi dobbiamo fare una controllata di qua. Che qua c'è un blocco sotto di Deep Slate, che ovviamente ho lasciato giù. Mamma mia. E poi essenzialmente sono quattro blocchi, 4x4, con
il lato obliquo, logicamente. Mentre qui ho ottenuto il blocco di pietra. In questo punto. Ma qui ci va il blocco bianco. Perché purtroppo cozza un po' con la torretta. Che qua fa vedere l'angolino così. Cioè, nel senso, non si vede manco col cannocchiale. Però, dovendo dare priorità a un materiale, si dà la priorità al lato. Allora, l'orologio sulla torre non credo di farlo. Anche perché andrebbe fatto in alto, io ho spazio in basso. Magari sulla torre futura sull'isola potrebbe venire una cosa diversa, gli facciamo un bello orologio sopra. Chi lo sa? Potrebbe anche essere. Allora, devo recuperare nuovamente questo. Allora, il mio logo si potrebbe mettere. Avevo parlato di fare uno stemma. L'idea è di creare uno stemma in stile medievale che possa richiamare il logo. Come? Non ne ho idea. E proveremo comunque a fare sta cosa. Proveremo perché è interessante. Quindi questo via. E questo via. Ok, così è giusto. Se finiamo in fretta questa parte, poi facciamo, cioè diamo un pensiero proprio a questo lato che rimane, dove potrebbe esserci questo fantomatico logo. Ok, anche qui siamo a posto. Quindi ora per la parte sotto... Perché l'ho fatto? Perché? Non posso tenere le manacce a posto. Per la parte sotto... Avevo fatto la paritona tutta di pietra inizialmente. Che poi è stata modificata. Mi dà fastidio che i due soffitti siano diversi. No, forse solo perché devo ancora fare appunto la parete. Quindi qui essenzialmente io ho tirato un muro dritto fino al bordo massimo. Esatto. Con questi tre blocchi... Questi tre muretti. Vabbè, senti, sentite, senza smattare, tiriamo il muro dritto e poi ci scavo all'interno i dettagli, come sempre, è la cosa migliore. L'unica cosa, questo bordo com'era? Qua c'è da smattare, io non mi ricordo niente. L'ho fatto ieri, non mi ricordo. Un blocco qui. Un muretto. 2, 3, 4. Fine.
Quindi ho tenuto questi 4. E qui ho iniziato a tirare la parete. Bene, facciamo. La torre sull'isola potresti farla tipo corrotta dal portale. Ah, quel portale sparirà, in realtà. Il portale deve assolutamente sparire. Peraltro, io non mi ricordo se inizialmente avevo previsto... Ok, no, avevo previsto quella come torre, isola della torre. Sì, non quella lì. Perché avevo lasciato anche il quadratino. No, no, quello va fatto sparire proprio. Poi l'isola stessa dovrà allargarsi tantissimo. Non è assolutamente sufficiente. Cioè, immaginate mettere questa lì sopra. Non ci sta. Oddio, se intercapedini forse dovrei anche chiuderle. Non so se è una buona cosa lasciare i buchi. Va bene, mentre faccio sta cosa, volete fare un po' di just chatting? La farei diroccata con un ponte caduto. Ascolta, però il ponte che dobbiamo fare sarà un ponte molto lungo in obliquo, quindi deve essere una cosa anche bella, bella interessante da fare. Se lo faccio caduto non ne vale la pena. Tanto vale che non sia collegata. Isola prigione con la torre che svetta. Una torre. Punto. Una torre messa lì. Su uno scoglio. Immaginatela così. Non riesci a fare un circuito che ti fa rimanere attivo il chunk loader? Certo che l'ho fatto. Però se tu chiudi il mondo, qualsiasi circuito fai, quando chiudi il mondo di Minecraft... E magari chiudi Minecraft e spegni il PC. Non c'è un circuito che resterà attivo. Perché il PC non lavora. Capito? Qual è il problema? Allora, un acquedotto sarebbe interessante farlo prima o poi, ma non me lo giocherei sul ponte. Torre dell'orologio su uno scoglio mi sembra una grande idea. Oddio, detta così... Forse no. Sbagliato di nuovo. Dobbiamo fare più materiali, però. Domanda così, top merenda. Io non faccio la merenda, mi dispiace. Vabbè, le bimbe di Giovanni Game.
Guarda caso, account creato 7 minuti fa. Shinichi, buonasera. Stanno parlando di te. Hai una fanpage? Questo castello ce l'avrà un nome? Hai ragione, non ho pensato a un nome in tutto questo tempo. Lo scegliamo alla fine, all'episodio 1000 magari. Nel Medioevo c'erano gli orologi. Ecco, questa è una bella osservazione. Non penso proprio, quindi magari la torre a parte ne avrebbe uno perché diverge nello stile. Cosa ne pensi di... Io, allora, posso dirti cosa ne penso del cosa ne pensi di... Penso che il cosa ne pensi di sia una merda di trend da chiedere agli streamer. Questo castello, l'ho letto, panino con la Nutella, top merenda. Sì, però senza esagerare perché non fa proprio benissimo. Episodio 1000, semplice tour o pensi a qualcosa di speciale? Non dico niente. Non chiedetemelo più, non vi dirò più nulla sull'episodio 1000. È tempo di entrare in silenzio stampa. Ok, radunando tutti i blocchi che ho, possiamo fare così. Attenzione! Ir regala una livello 3 a Edo Borto. Ma grazie mille. Ma queste sub regalate di livello 3 che vedo spuntare ogni tanto, che sono tipo... Accordi segreti vostri? O sono così random? Non capisco. Affari segreti, tipo... scambio di favori. Sub in cambio di... Ti costruisco la statua della libertà nel server, robe del genere. Una statua di un drago? No, no, niente draghi. Assolutamente niente draghi. Sono contro i draghi. Ok, sono affari. Devo dire che è una forma di affare che mi piace. Continuate pure così. Allora, io adesso sto un po' tryhardando per sta parete e poi tipo qua in realtà vado a spaccarla, quindi... Sai che c'è? Magari risparmiamoci questo pezzo. Allora, non è che i draghi non mi piacciono, attenzione. Bellissimi, mega fan. Il problema sono i draghi su Minecraft, che secondo me nel tempo sono diventati abusati. Cioè, una volta era figo, fai il drago gigante, ok, però oramai, insomma, un po' tutti hanno fatto un drago su Minecraft, anche basta aprire TikTok e vedi tutti questi TikToker nuovi che fanno la statua del drago, quello a tre teste, quello che cinge la coda sulla casa, la distrugge, fa e disfa. Io non voglio fare un drago perché è una cosa che vedo fare a chiunque e non voglio... Fare una cosa che è già vista, tutto qui, nella mia serie. E soprattutto non mi fa impazzire la statua organica. Infatti, medito di abbattere quella cosa là, di cui spunta un piede. Mentre quella è una statua che ci può stare, cioè è la statua della skin. Quella lì è proprio un gigante che tappa la roccia. Però
È la stessa cosa di un drago, cioè se facciamo nel giardino del castello una fontana con una statua di pietra di un drago appollaiato sopra è un conto, ma il drago che svolazza attorno non mi fa impazzire perché è una statua, non si muove veramente e dovrebbe indicare qualcosa di vivente. Ed è un enorme sbatti, sì, se devo fare un enorme sbatti faccio qualcosa di... Che non si è visto ancora. Magari. Poi si libera chi c'è dentro. Lo so, Germano è ancora lì, peraltro. Abbiamo fatto la parete. Tempo di fare i dettagli. Benvenuto, Mega. Grazie per la sub. Hai fatto la sub di livello 1 approfittando degli sconti del September. Ricordiamolo che per tutto il mese ci sono gli sconti dal 25 al 30%. Solo settembre. Visto che tu hai Bleach, mi puoi spiegare il senso di quelle stagioni dove non c'entrano nulla con la storyline iniziale? Zagon, si chiamano filler e non dovresti mai guardarli negli anime. Infatti, ormai i filler non li fanno più, grazie a Dio, ma fanno gli anime stagionali. Finisce la stagione, aspetti 1-2 anni e arriva quella dopo. Una volta, l'anime usciva una volta a settimana. Sempre. E siccome non è possibile reperire il materiale, fillavano il vuoto con gli episodi filler, che sono episodi inventati per l'anime che non portano a nulla, perché occupano uno spazio e sono autoconclusivi per forza. E fanno schifo il più delle volte. In realtà Bleach ha un filler, una saga di filler, che è interessante, che è quella della saga delle Zanpakuto, degli spiriti delle Zanpakuto. Perché comunque sono stati curati i design da Tite Kubo in persona, che è l'autore del manga. Però è pur sempre un filler. E nei filler fanno delle boiate assurde. Cioè, c'è stato un filler di Bleach dove... Cioè, questa organizzazione di Shinigami... Il ruolo maggiore nell'organizzazione è il capitano delle brigate. Sono tipo i più forti, fighi e importanti del mondo. E hanno fatto un filler dove un posto vacante arriva questo sconosciuto e diventa il capitano. E dici, ma chi cazzo è questo? Da dove arriva? È impossibile. E infatti poi schiatta. Cioè era ovvio che era momentaneo. Che porcata. Potresti fare tutta la penisola italiana, ma perché queste idee molto bizzarre? Come mai? La tipica partita di baseball filler per ogni anime. Ma il filler più bello della storia è Goku e Junior vanno a imparare, cioè vanno a scuola guida, vanno a fare la patente. Cioè, quello rimarrà nella storia, proprio. Queste dovrebbero servirmene solamente due. Allora, siamo di nuovo a corto di legno. E invece no, eccolo qui. Come l'ho detto. Easy. A posto. Goku all'inizio di Super fa il contadino.
Ma Super non è di per sé un filler. Cioè, c'è il manga di Super. No, forse c'è il manga di Super. Non lo so. Allora, facciamo le cose con ordine. Per prima cosa, qui ci vanno questi quattro muretti. Blocco. E arcata tattica. Con la trapdoor in mezzo. Quindi già ho sbagliato, perché mi servono altre trapdoor e mi servono le scale. Il legno ce l'ho già nell'inventario, ok. Quindi due trapdoor in più. E le scale. Quindi prima facciamo questi. Poi questa parete che avevo fatto con tanta cura la rimuoviamo. E rimuoviamo anche questa. Mettiamo trapdoor e scale. E riempiamo con i blocchi bianchi. Ok, allora, questo angolo qui, per non lasciarlo vuoto, lo filiamo di blocchi. Il lato è a posto. Per quanto riguarda il lato davanti, controllatina rapida di là e facciamo. E poi abbiamo finito. Di fianco a ogni castello si trova una foresta incantata. Eccola. La torre sull'isola potresti farla un po' stile torre di Sauron, con la base più larga e la cima più stretta. E non mi fa proprio impazzire, se devo essere onesto. Dirigibile steampunk che si attacca alla torre con un ponte. No, 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 assolutamente. Non c'entra niente. Magari a quella torre si può attaccare un dirigibile. L'anime con più filler credo sia Conan. Non lo so, Conan, quanti ne abbia effettivamente. Però Conan è uno degli anime più lunghi di sempre, mi sa. Quindi penso che sì, sia bello pieno anche quello. E adesso devo spaccare questi. Però controlliamo un attimo. Secondo me il castello storto dovresti spostarlo di uno. Secondo me scrivere commenti a muzzo non fa così tanto ridere. Se puoi anche smetterla. Ok, è un 4x2.
La serie di One Piece ho visto i primi episodi, poi non l'ho più guardata. Mi spiace. Cioè, ho intenzione di finirla prima o dopo. Però la priorità è cambiata. Ho iniziato una serie che mi ha preso di più. Volete sapere che serie è? Spyper Family, che io pronuncio così, ma sarà sbagliatissimo. Te lo consiglio, ma sì, è molto carino. Ho già visto Breaking Bad da un sacco, non è quella la serie. La serie che ha preso posto, il posto di One Piece, che dovevamo guardare durante i pasti, e quindi adesso è stato scartato, è una serie che si chiama Casa a prima vista, ne avevo già parlato, ed è una competizione dove tre agenti immobiliari ricevono la visita di una persona, due persone, coppie, famiglie, eccetera, eccetera, che cercano una nuova casa. Gli dicono i requisiti di quello che cercano, la zona, il budget, e poi i tre agenti devono cercare la casa più adatta, gliela presentano e alla fine scelgono la casa migliore. Sì, abbiamo iniziato perché spuntavano gli spezzoni su TikTok e c'è tutta la gente su TikTok che è presa benissimo. E poi abbiamo detto, ma senti, ma guardiamoci il programma direttamente. E niente, siamo in fissa per sta cosa inaspettatissima. Infatti, ogni tanto nei video della survival ho utilizzato qualche termine che spammano lì dentro a mo' di easter egg, però nessuno si è accorto. La nuova era di Extreme Makeover? Ma è una cosa. È diverso, però. Cioè, è figo perché, essendo passato anche dall'acquisto di una casa e quindi aver vissuto un po' quel periodo lì, la ricerca, aver masticato meglio l'argomento anche nei vari dettagli, è divertente vedere le altre persone cosa cercano e cosa scelgono. E a volte fanno delle scelte orribili perché spesso i clienti sono alla ricerca della prima casa seria, che magari vengono appunto da un affitto oppure vengono da dei genitori, cose così. E fanno delle scelte improponibili e non si capisce il motivo. A che punto siamo? Abbiamo finito anche questa parte. Vediamo. Eccola. La mia nuova casa sull'albero deve essere carina. Non l'avevo mai sentita, però. Che tipo di scelte improponibili? Hai degli esempi? Allora, i tre agenti immobiliari hanno entrambi, hanno tutti e tre uno stile diverso. E puntano su dettagli diversi per vendere queste case. C'è chi punta sulla casa da ristrutturare per abbassare il budget. Chi magari te la dà già ristrutturata, chiave in mano perché è più easy. Chi ti fa il render al PC per farti vedere come potrebbe venire. Ok, eccetera, eccetera. E poi magari di solito le puntate sono interessanti perché non è che gli danno la casa dei sogni stop. Loro fanno una serie di richieste e nessuno dei tre soddisfa al 100% le richieste perché sono sempre tirati. E quindi devono ingegnarsi per capire su cosa puntare. Magari uno dice: voglio tre camere da letto. E il terrazzo enorme e che ne so, l'idromassaggio. E c'è chi magari gli trova l'idromassaggio, ma il terrazzo è un balcone minuscolo. Oppure gli trova il terrazzo enorme e non c'è la vasca.
E loro devono decidere, e spesso le persone si lasciano influenzare da delle cose stupide che potresti mettere tu stesso tranquillamente. Anziché l'immobile, la posizione, o magari tipo comprano la casa che sta di fianco alla stazione dei treni che si sente tutto il giorno, così. Perché ha una stanza più grande, ho capito, però se non te la vivi. Oppure ha il balcone enorme. Però ti affacci dal balcone e c'è il traffico e ti arriva lo smog. E che cazzo fai? Non lo usi il balcone. Queste cose qui. Comunque, che ne dite del castello? Com'è? Questa nuova giunta? Adesso, come vedete, c'è questa parte qui. Che non è mai stato un problema, ma ora che ha di fianco dei dettagli potrebbe meritare di essere modificata. No, aspetta, il primo ponte non ancora. Dobbiamo prima risolvere quella cosa. E io ho due soluzioni. In realtà tre soluzioni. Però ne diremo due. Grazie per i complimenti, intanto. Cosa vuol dire una per te che sporge dalla torre? Vediamo poi dal villaggio com'è la visuale ora. Qua una parte che sporge dalla torre. Mamma mia. L'epicità. Il gioco di prospettiva. Fico. Molto fico. Vabbè, i tori non c'entrano niente qui. Ah, dal tori, dal portale tori dice la visuale. Allora adesso proviamo a vedere. Pensavo un portale Tori qua. Eccolo. Allora, vi spiego le idee. Le tre strade che ho pensato. La strada numero uno è quella di, ringraziamo lo zoom di Fabric che mi dà una mano, prendere questo tetto, continuarlo fino a qui. Sotto, a quel punto, si potrebbero fare altri archi di questo tipo a riempire. Questa soluzione l'ho provata su Photoshop. E ho fatto la prova di prendere questo pezzo, clonarlo di qua e poi aggiungere un pezzo qui. Ho ritagliato la parte e l'ho incollata con l'immagine. E non mi piaceva per niente. Ed è per questo che poi ho deciso, anche se questa parte la volevo fare più alta, di farla della stessa altezza e alzare solo la torre. La seconda soluzione, invece, sarebbe prendere questo stile di archi e riproporli qui alla base della torre. Perché c'è un altro problema di questa torre, ovvero che per dimensioni la sua base sforava e ha rubato un pezzo del merletto. Quindi ho pensato, se io rimetto il merletto qui, che separa un po' meglio, faccio rientrare un po' la torre, la faccio partire da più dietro e poi creo degli archi di questo tipo per allargarla in modo che poi si sviluppi così com'è. Ed era la seconda soluzione. La terza soluzione potrebbe essere metterci uno stemma qua dentro.
uno stemma che sarebbe da creare perché non ho idea di come farlo. Allora, sono le 5:20. Abbiamo tempo per fare di tutto. Per provarle tutte. Forse tutte no, però comunque di toglierci qualche opzione. Non piace l'idea dello stemma, vedo. L'effetto pixel art effettivamente è un po' preoccupante. Va bene, l'ultimo razzetto è andato, prendiamo questi. Lo stemma non sarebbe il logo mio, ovviamente, sarebbe una cosa fatta in stile medievale. Come? Non lo so. Quindi adesso faccio così, vado su Google e cerco. Cosa posso cercare per trovare uno stemma? Guardate, stemma come si traduce? Così, Game of Thrones House. Così mi esce un po' di. Mi escono un po' di stemmi sicuramente. Ok, però sono un po' particolari quelli di Game of Thrones. Non, ma stemmas. Basta mettere la S giustamente. No, seriamente. Come si traduce? Allora, stemma. Ah, Family Crest, ecco questo cercavo, lo stemma di famiglia. No, non è stem, ma smettete di dire stronzate. Ma per piacere, ma stem, stemmas. Poi? Mamma mia. Allora, Family Crest è corretto. Aggiungo medievale, cosa mi esce? Mi escono delle cose che su Minecraft è impossibile fare. Steam, anche Epic Games. Cerca il tuo cognome su internet e trova lo stemma della famiglia. L'avevo già trovato una volta. Esiste. Allora, non la vedo fattibile. Possiamo provare a fare una cosa. Ops, potreste aver visto una roba. Mi sono dimenticato di oscurare lo schermo. E vabbè. Tanto si sa che ci sto lavorando. In realtà non io direttamente. Però se non l'avete visto, fate finta di niente. Allora, come si fa questo stemma? Deep slate. Io ho chiuso gli occhi. Hai fatto benissimo, sei stato bravissimo. Ma infatti io ci credo che tu hai fatto questa cosa. Ci credo tantissimo. Seriuki! Attenzione, 5 sub regalate, grazie mille Yuki, a Direwolf Oxido, il Remo, anzi il Remo e basta. Tovaglia 13, il cane di Mirko, ma grazie Yuki. Benvenuti a tutti. Allora, quanto è larga questa roba? 9. Quindi uno stemma sarebbe massimo largo 7.
Io gli occhi me li sono cavati. Sono diventato Fujitora. Mamma mia. Tutto per non vedere uno spoiler. Cioè, pensa quanto sei stato gentile. Allora, se è 7, è un po' difficile dividerlo in due. Però, se usiamo un materiale intermedio... Ragazzi, già sta venendo una merda così. Non verrà mai uno stemma decente. Ne sono abbastanza convinto. 7 per 9? Mm? 7 per 9 potrebbe essere interessante. Guardate la forma, non i materiali. I materiali poi si cambiano nel caso. Questa potrebbe essere la base di uno stem. Ma che ci metti su? Che ci metti? Non abbiamo un livello di dettaglio così elevato. Vabbè, giustamente non ho i mezzi blocchi verticali, dimenticavo questa importantissima cosa. Bisognerebbe fare qualcosa in rilievo, ma che cosa ci fai? Non so. L'IB... Non so se viene bene un IB qua dentro. No. No, assolutamente no. No, non si può usare... Non si può fare colorato. Bisogna fare una roba di... Di pietre. Madonna, quanto è storto. Dimensioni non compatibili. Dovrei togliere la cornice e farlo un po' più largo. Però non ha senso fare lo scrittone gigante. Bisognerebbe creare qualcosa di medievale. Però cosa abbiamo di medievale che si può fare? Si può fare il giglio? Ma perché? Usare
Una spada, sì, una spada potrebbe essere una soluzione. Usare, se no, il logo, il banner che ho nella serie. Allora, già la spada, essendo dispari, non mi esce bene. Vuoi farla altissima, non ha senso. Farla proporzionata, neanche così, sarebbe un pugnale e non sarebbe centrato. Quindi crei una spada che è così, praticamente. Cioè, si può fare. Le spade incrociate viene ancora più piccolo, più trash. Gli stemmi medievali, sì, sono troppo complicati per farli su Minecraft. Adesso vi faccio vedere qualcosa per farvi capire. Allora, guardate qua. Questi sono stemmi medievali. Ok? Spero non ci siano porcate, simboli strani qua dentro nel caso mi dissocio. Sono stemmi medievali, sono complicatissimi. Li puoi riprodurre, ma ti serve una zona enorme. Allora, io sinceramente, vedendo un attimo le proporzioni reali, scarterei subito l'idea dello stemma perché non vedo come posso uscire bene. Cioè, non ho speranze di fare uno stemma decente. È una mappa custom, si può fare, però non fai una cosa che ti occupa una parete. Cioè, la mappa custom la fai e la utilizzi negli interni o tipo come inserto sopra il portone, si può fare, sì. Cioè, tryhardiamo come bestie, ma si può fare. Però grande sulla parete, no. Vabbè, tanto ormai si era visto. Ah, pure sbagliato mondo. Ma vaffanculo, dai. Lo stemma che ho sul cappello non è medievale per niente. Sì, allora lo stemma piccolino come mappa si può fare. Non mi dispiace come idea. Il problema era occupare la parete della torre. E quindi adesso proveremo una cosa molto differente. Ma prima devo controllare e probabilmente riattivare la macchina. E le statue tipo gargoyle sono un po' fuori tema. Poi se dovessi fare dei gargoyle non posso metterli solo lì, dovrei metterli in giro. E mi sembra l'avessimo anche valutate le statue a un certo punto, scartandole perché richiedevano molto spazio ed erano sproporzionate. È vetrata colorata, non so se combacia con lo stile del castello. Sapete, sono andato fino alla macchina, stavo pensando al castello, non so manco se l'ho attivata. Secondo te l'ho attivata la macchina? Poi tornatene nel Nether, peraltro. Ecco. Mi sembra quelle volte che, tipo, scendo al piano di sotto per fare una roba, poi salgo e dico, ma io l'ho fatta. Ah, era attiva, a posto. Non vi capita mai?
Che ne so, hai qualcosa da fare? O tipo, devo chiudere la macchina, chiudo il box e vado su. Lo fai in automatico e dici, ma io l'ho chiusa la macchina, cazzo, c'ho il dubbio. Che faccio, torno indietro? Che fastidio quando capita. Quando guidi è una roba inquietante che ti trovi a casa e dici, ma io stavo pensando ad altro, che è successo? Perché sono a casa? Com'è possibile? Comunque, 2, 5, 7, 10, 11. Così non potremmo farli. E se la macchina viene lasciata davvero aperta, quello potrebbe essere un problema, effettivamente. Allora, 4, 6, 8 e 9, appunto. Quindi una parete di 9. Potrei fare 3, 3, 6, 7 al centro, 8 e 9 coi bordi. Delle torri che partono diagonalmente dalla torre centrale. Ma ci sono già. Ci sono già, ma poi non mi risolve il problema qui sotto, penso. Cioè, tu dici mettere altre torri qui, agli angoli? Figa. Forse queste torrettine qui, ma... Un po' troppo. È una finestra tonda, non lo so. Dai, bisogna provare a fare quello che vi stavo dicendo prima. Sperando vada tutto bene. Dobbiamo abbattere questo pezzo. Poi se non ci convince, lo rifacciamo. È una parete. Quindi abbiamo scartato la soluzione stemma. Ora valutiamo la soluzione archi e parete più all'interno. Che è un nome orribile per una soluzione, ma non so come chiamarla. Quindi intanto dobbiamo prendere blocchi, muretti e mezzi blocchi di Deep Slate. Oggi voglio morire con l'elitra, è palese. Ci sto provando in tutti i modi. E voglio sprecare razzetti, questo sempre. Che fastidio vedere il buco. È vero, in alcune situazioni Minecraft ti limita un sacco. Questa è una situazione dove siamo stati limitati. Ma Nico, non scrivere LOL solo perché ho detto che fastidio il buco.
Ma perché devi sempre pensare male? Mamma mia, oh. Adesso io sniccio tutto quello che scrivi nel gruppo mod. Scoprirete i retroscena del gruppo mod, vi dico tutto. Non avete neanche idea. Sì. C'è una volgarità incredibile nel gruppo mod. Sempre a parlare di cose zozze, incredibile. Ma poi soprattutto Marti. Cioè, Marti è una roba impressionante. Sempre, tutti i giorni parla di robe zozze, di battute sull'andare in bagno. Io non lo so. Cioè, due lauree e poi... così, ma io non lo so. Meno male che non c'è in live, sennò chissà cosa direbbe che l'ho detto. Ma salve Mark, benvenuto nella chat. Allora, partiamo così. Lascia stare la lancia solare. Continuiamo così. E poi così. E non c'è una decisione finale, Nico, non ti sei perso nulla. Stiamo testando. Stiamo testando tranquillamente. Quindi intanto ripristinare questo potrebbe essere una mossa interessante. Far continuare questo tetto? Effettivamente io non ho provato una cosa. Devo fare un lavoro di precisione, aspettate, vi sarà tutto molto chiaro e molto presto. Ok, no. Ok. Adesso vi faccio vedere il tryhard vero, cosa vuol dire. Photoshop. Allora, signor Photoshop, mi faccia vedere un po' com'è sta cosa. Più o meno, non c'è bisogno di essere precisi. Poi. Ok. Poi attenzione, prendiamo questi. Cioè, visto? L'abbiamo già costruito. E... è un po' ripetitivo così, però. Mi sembra tanto ripetitivo. È meglio della creativa, minchia, vuoi mettere?
E se noi facessimo così? Qua purtroppo l'angolo non è dei migliori per fare la prova. E se fosse una roba così? Oppure sta bene aperto, dici proprio così, lo lasciamo così. Io stavo provando a fare una cosa di questo tipo. Che ritaglio di merda che ho fatto qua, mamma mia. Vabbè, sì, un dettaglino per rifinire qua e basta. Qual è la soluzione migliore, secondo voi? Preferite dov'è crea gruppo qua? Qui. Preferite gli archi o preferite così? Vi vedo belli indecisi. Allora, chiameremo questa opzione 1 e questa opzione 2. Ok? 1, 2. Quale preferite? 1 o 2? Opzione 1. Opzione 2. Opzione numero 1. Tetto dritto e archi sotto. Opzione numero 2. Archi di pietra grandi che spezza il tetto. Opzione 1 e opzione 2. Ma va a cagare, dai, 50-50. Ma allora. Che roba che siete.
Allora, devo provare a fare un'altra cosa che non capisco però quale sia il tetto. Ah, è questo qui. No, non lo rifaccio il sondaggio. A che serve? Siete più indecisi di me, è inutile. Stavo pensando a una tettoia sfalsata, se ha senso. Potrebbe avere senso. Potrebbe avere del senso una tettoia sfalsata. A metà strada tra 1 e 2. Ma sta piovendo. Vabbè. Così, ancora più complicato. Però non lo so, perché poi c'è tutta la torre sopra, un po' la spezzo, magari fa cacare. No, così no. Ma qua sbaglio, ho fatto un puttanaio. Eh sì, vabbè. Mi sa che io punto a questa soluzione qui e basta. Vado avanti con questa. Ma sì, ma rischiamo la morte ogni 2 secondi, tanto chi se ne frega. L'importante è avere il castello. Allora, prima cosa da chiarire è fino a che altezza arrivare qui. Spacco altri 2 blocchi, direi. Un pelo più alti gli archi, esattamente. Esattamente. Non deve essere allineato al resto, se no non ha neanche senso. Eh sì, poi lo dobbiamo fare dalla parte opposta. Allora. In realtà c'è già da correggere una cosa. Io qui ho tolto, ma devo rimettere. Perché per fare il giusto effetto, innanzitutto questi li dobbiamo tenere. E qua bisogna capire poi come terminare il tutto. Questi li possiamo unire così? Vediamo se è tanto male. Non è tanto male. Non mi sembra male. Poi. Qui. Qui e al centro devo comunque alzare delle colonne. Che però partirebbero dalla Deep Slate. Potrei fare qualche cosa con le scale, non lo so.
o semplicemente fare che questo cambia più in su. Sfumatura Deep Slate pietra è una cosa abbastanza complicata da fare. Buona serata, Luna, buona serata. I tetti, i sistemi li lasci così che finiscono nel nulla. Come detto prima, poi li dobbiamo sistemare, ovviamente. Boh. Non so cosa verrà. Magari viene molto bene, magari viene molto male. Quindi fatti questi archi e dobbiamo tirare una parete interna che dia una leggera profondità. Mattone su mattone, pietra su deep slate. È interessante. Si meschia. Meschia? Si meschia? Che cazzo vuol dire? Si mescola meglio del previsto. Si meschia. Perché è questo, c'ha, vedete, sto trattino qui che è più chiaro. E questo c'ha il trattino più scuro. Sono automaticamente sfumati. Che scoperta. Si meschia proprio bene. E allora qua li facciamo tutti così. E invece la parete interna come potrebbe essere? C'è da fare un discorso qui. Allora, così l'inizio mi piace anche. Potremmo anche usare un po' di più su questa mescolanza particolare. La parte sotto, io ho fatto la transizione con le pietre un po' grezzine per dare l'idea che fosse proprio una base di roccia grezza, però più sopra ha senso che ci sia la roccia grezza? No, come fa ad esserci la roccia grezza sopra? Dobbiamo metterci qualcosa di più, capito? Idoneo. Meschia sembra una tirlessata, come il pane toro e la Solonna con ora. La Solonna con ora mi dice qualcosa, l'avevo già sentita. Ok, ma Marti, ma da quant'è che sei qui? Che prima si parlava di te, non hai risposto, pensavo non ci fossi. Il frutto di succa. Che bello, il frutto di succa è bellissimo. Vediamo. Ma è molto carino.
si mescolano incredibilmente bene, non avrei mai pensato. Però rimane un quesito importante. Qua dietro ora che ci metto? Potremmo metterci o la pietra o le pareti bianche. Ma forse sarebbe un po' troppo. Un po' cattedrale. Un po' gotico. Ma ci sta. Ci piace il gotico. No, legno no. Legno dovrei fare dei finestroni giganti, ma sono troppo giganti, mi sa. Beh, oddio, in realtà potrei anche fare dei finestroni vetrati, effettivamente. Non lo so. Non so se lasciare aperto mi sconquifera. Vabbè, il vetro l'ho utilizzato poco, ma perché non volevo esagerare con il vetro, appunto. Non so se farci delle vetrate lì, non era previsto, mi sembra un po' strano. È una scelta molto complicata. Balconi ne abbiamo già fatti tanti, non serve fare un altro balcone. Sotto ce ne sono di giganti. Una sala con delle enormi vetrate potrebbe anche essere interessante in prospettiva per gli interni. Se la struttura sembra meno solida, anche quello è vero. Cioè, qua si potrebbe fare un lampadario gigante, le vetrate, una tavolata enorme, non lo so. È la tavola rotonda. Beh, rotonda in Minecraft è un po' particolare come idea. La vista da dentro ha il suo fascino, sicuramente. No, non lo arredo per l'episodio 1000, tranquilli. E a livello strutturale, vediamo come si potrebbe fare per non dare idea di debolezza. Beh, in realtà... Cioè, ha delle pareti che supportano tutto il peso. Però è pietra. Allora, proviamo a fare. Cioè, è inutile che stiamo qua. Proviamo e basta. Solito discorso. Bentornato su Rins. Grazie per i 12 mesi. Sono passato solo per un saluto. E noi ti salutiamo su Rins. Devo andare a prendere altro legno, come al solito. Vabbè, senti, lasciamo giù questi per ora.
Bastardo, ti ho visto! Ma sono tantissimi! Perché? I superstiti! Sopravvissuti con i fiori in mano, sti infami! Bentornato Plasma, grazie per i 5 mesi. Ho riattivato la macchina, sì, ho riattivato la macchina. Erano 4 pure. Bastardi maledetti. Dov'è l'altro? Ma ce ne sono altri 2 lì. Cioè, è un esercito di Enderman che sopravvive nelle foreste e sposta gli oggetti. Quindi, avendo l'oggetto in mano, non desponano gli infami. Guarda, guarda, l'ha piazzato! Maledetto. Ce n'era un altro, eh? Uno è scappato, è andato a chiamare rinforzi. Ma guarda te. Ok, eccone un altro ancora. Ma sono tantissimi! Non ha senso! Guarda! Sembra di essere nell'end. Sono un casino! Ma ce ne sono un casino, non è possibile! Ragazzi, è l'end! Questo posto è l'end! Cosa sta succedendo qui? Cosa cazzo sta succedendo? Cosa ci fa lui qui? Lui è nato con un fulmine, per forza. Ci sono i maiali qui. Vabbè, io non ho più parole. No, 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 non ha senso sta cosa. Guarda quanti sono! Ma che cos'è? Ma ne ho già uccisi 10! Guarda quanti sono! È pieno raso! Cioè, poi mi dite... Ma quanti Enderman hai? Ma io che ne so, ma guardate! Guardate quanti... Ma questo è l'end! Ma si vede che io ho un bioma buggato, è diventato l'end, per forza! Guarda! Ma fatemi una clip di sta roba! Marty, fai una clip! Cioè, sono... È una roba incredibile! Qua ce ne sono 5 sotto quest'albero. E io ho controllato perché... Cioè ho detto, magari davvero è cambiato il bioma, un bug, è diventato land. Ma io non ho davvero parole per sta cosa. Ce ne sono altri qui? Cioè, davvero è l'isola dell'End questa. Guarda. Guarda altri. Altri. Ce n'è uno pure là sopra, ce n'è un altro lì.
chiaramente deve anche piovere. E ora si spariranno per la pioggia. No, no, ma non è che stanno spawnando. Loro sono... erano già qui. Loro si sono accumulati negli anni. Io non ho parole. Non ho davvero parole per sta cosa. Non ha un cazzo di senso. Tutta la zona della torre è stata presa dagli Enderman. Vabbè, gli alberi con la terra sopra. Quelli ormai sono un classico. Ma il bioma è giusto, non mi segna End. Vabbè, che dire. Ma è evidente che il mio mondo ha un'anomalia per gli Enderman. Non ha senso sta cosa. Cioè, non può avere senso una roba del genere. Dovrei, sì, ucciderli tutti. E poi... sforzarmi di non usare mai il mondo senza lo switch attivo, perché sennò respawnano, chiaramente. Va bene, torniamo a noi. Dopo questo momento folle, inaspettatissimo. No, 64 trapdoor, spero ci bastino per un po'. Internamente adesso facendo sta cosa non sarà proprio più bellissimo. Magari la finestra, per non farla a terra, posso farla partire da qui. Questa è la classica cornice, che tra l'altro ho sbagliato perché devo mettere le scale. Fare un convento. Oh mio Dio. Sì, sarebbe abbastanza non nel mio carattere fare un convento, diciamo così. Sapete cosa non vi ho detto? Che mi è venuto in mente adesso? Chissà perché mi è venuto in mente col convento, poi. Io farò una fiera. Cioè, l'argomento introdotto peggio della giornata. Non è in realtà una fiera, è una... un incontro organizzato per la... l'iniziativa della capitale della cultura,
che quest'anno è, sono Bergamo e Brescia. E praticamente, poi vi darò le informazioni giuste, praticamente ci sarà un... sì, una sorta di fiera dove hanno deciso di invitare alcuni youtuber e a inizio ottobre. Non si accavalla con il Minecraft Live, però ci sarà questo meet and greet dove troverete me, Dani e Tiar insieme. Ho visto che inizia a girare la notizia perché su Instagram hanno postato cose prima ancora che lo dicessimo noi. Poi vi spiegherò. Ma da quello che mi hanno detto, essendo un'iniziativa per la cultura e gli studenti, in cui ci hanno ficcato dentro, è una cosa, cioè è una giornata in cui andranno in gita le scuole. Non so se sarà possibile avere un biglietto ed entrare in qualche modo, o se è una cosa riservata solo alle scuole. Beh, raduno Lucca Comics sarebbe fantastico, però io non ci sono a Lucca Comics, purtroppo. E questa è come verrebbe la finestrona gigante. Che ancora non sono sicuro di voler fare. Perché è davvero gigantesca. Vabbè, il vetro... Se nel senso, si può anche immaginare che c'è, non è che devo metterlo per forza ora. Sul sito c'è scritto che è anche per insegnanti, aspiranti creator, imprenditori. Vabbè, devono ancora dirmi bene per la comunicazione in realtà. Quindi poi vi farò sapere, però è il 9 ottobre. Non manca neanche tanto. Eppure non mi convince qualcosa. Non lo so. Non lo so. Aspettate che scrivo un messaggio e poi proviamo a fare un'altra cosa. Allora. Teoricamente tra poco dovrei staccare, ma visto che mi sembra che di non sentire in casa nessuno, Karen non è ancora tornata, magari mi trattengo un attimo di più e proviamo a fare dalla parte opposta lo stesso lavoro. Li avevo già uniti così. Sì. Sì, sono fuori loro. Diciamo, praticamente ormai mia madre ha cambiato figlio. E ormai Karen è sua figlia. Io basta. C'è stato del calciomercato. Cioè mia madre che esce in continuazione con Karen e io sono a casa a lavorare. Cioè tipo ieri hanno fatto una giornata insieme e ci hanno fatto un sacco di cose. Io ero a casa a lavorare. Neanche mi ha scritto ciao su WhatsApp per sbaglio, no? Di solito mi scrive sempre qualcosa mia madre. No, ma proprio cagato di striscio. Secondo me mi ha sostituito. Cioè, mi sono fatto questa idea. Come darle torto, cioè, ci sta nel senso. È anche comprensibile. Io stesso a volte mi sostituisco con le mie altre personalità, Ezalb ad esempio, Eren Creeper, quindi... Perché no? Sì, sì, mi scrive solo giustamente durante le live, esatto, però il fatto che non mi abbia scritto durante la live vuol dire che mi ha dimenticato. Vabbè, che gag.
prendiamo anche la Deep Slate e... Dovrei avere tutto. No, le scale. Ora dovrei avere tutto. Triste ma bello allo stesso tempo. Beh, dovrebbe... Deve essere triste essere sostituiti come figli, effettivamente. Però credo che nella vita di... Adesso io sto scherzando, però nella vita potrebbe capitare. Cioè, ad esempio, quando i genitori diventano nonni, tu non sei più il figlio, tu sei la persona che muove il nipote. Non sei più un figlio, ok? Tu sei colui che è l'intermediario con i nipoti, sei. Sei tipo l'agente. Quindi un po' sta cosa esiste. Effettivamente ho dimenticato alcuni blocchi perché non ce la posso fare. Mi sono reso conto ora. Ma tu come lavori sempre con YouTube e Twitch? Oppure hai cambiato? Io lavoro sempre con i social, non ho cambiato niente. Finché va, perché dovrei cambiare. Tanto, ragazzi, magari se mi ritiro trovo un bel lavoro, eh. Però, meglio di così è difficile. Premiamo un razzetto, va. Fosse giocare e fare soldi e basta, sarebbe bellissimo. Purtroppo è un po' più complicato. Sì, è questione di fare il lavoro che ti piace, poi... Insomma, se ti piace il tuo lavoro, sei al top. Ora dovremmo aver messo tutto a posto. Da questo lato, però, cosa facciamo? Proviamo a chiudere con i normali blocchi da parete. Quindi l'arco rimane solamente un modo per ripristinare questi merletti e per dare più profondità e forma alla parete. Vediamo cosa riusciamo a fare. Subito l'ordine mentale dei blocchi che piazzo, poi devo pensare dove metterli per non fare forme strane. Ma dovrei esserci. Vabbè, buio a parte, mi sembra di sì. Perché il server l'hai chiuso? Ma perché questa domanda, Venzi?
È palese che tu non frequenti spesso il canale e quindi non ti rendi conto di quanto sia presente. A parte che c'è un punto esclamativo server nel titolo della live. Comunque è aperto, funzionante, tutto. Allora, di qua è così. Ok, e di qua è così. È meglio bucato o è meglio il dettaglio? E basta. Allora, vedendo cosa scrivete, sembra che alla maggior parte di voi piaccia bucato tipo finestra. Però non ne sono convinto invece. Perché fatto chiuso, devo dire che mi piace. Così era bucato. Sondaggio. Allora, cosa preferite? Aperto o chiuso? Datemi la vostra opinione. Prego. Lo preferite aperto o lo preferite chiuso? Facciamo rivedere. Aperto è così. A mo' di finestrone. Forse sembra un po' instabile la struttura perché sono dei buchi enormi. Chiuso è così, niente finestra, struttura che sembra più stabile. E richiama la forma che c'è qua giù. E preferite al 70% chiuso. Quindi chi scriveva in chat in realtà stava dando un'idea sbagliata. Preferite chiuso. È perché anche a me piace di più chiuso, sinceramente. Sì, faremo anche gli interni. In futuro, più avanti, ma faremo. E allora andiamo a chiudere. Allora, un po' più alte non le farei perché io le ho fatte così. Devo di far vedere la cosa. Per avere l'arco che sta a metà altezza tra questo tetto e quel tetto. Se la faccio un po' più alta, viene allineato con quello, il che lo vorrei evitare. Quindi la soluzione sarebbe se no farla molto più alta e superare il tetto di qualche blocco. Ma forse verrebbe troppo esagerato. E quindi niente, chiudiamo.
Bene. Quindi, fatta questa decisione, presa questa decisione difficilissima, siamo riusciti ad arrivare a questo punto. Adesso ci mancano i dettagli conclusivi per unire il tetto alla torre. Cosa che forse riusciamo a fare anche adesso se mi viene al volo un'idea. Volevo controllare un attimo qui sotto, invece. Ok, anche qui sotto devo ancora collegare bene la struttura. Questi sono dettagli abbastanza stupidi in realtà. Così come qui. Bisogna ancora collegare. E niente, allora, per quanto riguarda il tetto, qui lateralmente io direi che siamo anche a posto. Qua la scala si perde in un nulla di fatto. E qua sotto idem. Tra l'altro c'è anche un bel buco. Scala d'angolo e basta. Ok. Intanto prendiamole le scale, che ovviamente l'unica cosa che non ho sono le scale. Sì, esatto, non dobbiamo complicarci la vita per forza. Cioè, anche una cosa così potrebbe già bastarci. Oppure, cerco di fare questo in modo speculare. Mamma mia, quanto tryhard. Mamma mia. Questa live è stata proprio l'apice finora. Proprio un livello sopra. Ma dai, le coordinate. Ma così potrebbe andare bene, forse però ci metterei il mezzo blocco lì. È qua che non mi fa impazzire. Che ci va dietro un blocco. Almeno. Forse anche qui una scala. Il 24 inizia il collegio. Mamma mia. Che bello. Un altro anno dove potrò finalmente non guardare quella cosa. Sì, poi mancano i ponti, esattamente. Allora. Quindi qui mezzo blocco. E qui abbiamo l'angolo, spacco 1, spacco 2 e metto così e la scala finale.
Lo so che ci fa che c'è chi fa le reaction al collegio. Però se le faccio anch'io, insomma, sono l'ennesimo stronzo che fa le reaction al collegio, non è che sia una roba così originale. Ma direi che va bene, chiuso così ci sta. È giusto. Ma allora, il fatto che o lo guardi seriamente, e però per guardarlo seriamente il collegio devi avere un'età compatibile, perché a me non frega un cazzo di niente di una roba così. Oppure fai le tue reaction per fare quello che si incazza perché sono degli asini, non rispondono giusto, fanno gli stupidi. E però a un certo punto diventa un copione anche quello, no? C'è il collegio, reagisci. Ah, guarda che stupido, non sa rispondere. Oppure, ah, ma che cazzo fai? Buttatelo fuori. Mi indigno, mi arrabbio. E sono tutti uguali. E a un certo punto, non è che non ti arrabbi a vedere il collegio, non è vero che ti arrabbi. Non vedi l'ora che lo facciano per fare il content. Questo vale per chiunque. È così. Esce il collegio, si sfrega le mani, dico, ah, che bello le reaction. Io in realtà vi dico che vorrei anche fare qualche reaction. Provare a fare delle live di reazione a qualcosa, però non il collegio, cioè non lo so, altri magari video su YouTube, semplicemente. Partecipanti sempre uguali, ma figurati, cosa, cioè, dopo gli esempi ci sono stati, chi vuoi che partecipi? Vanno i ragazzini per mettersi in mostra, per cercare di diventare famosi e basta. Beh, la maggior parte di loro, finito il programma, sparirà nel dimenticatoio come sempre. Ma allora, ma sta scala? Cioè, ci sono tot modi di metterla. Si è messa in tutti i modi, tranne quello giusto. Li scelgono apposta e hanno un copione pure loro. Eh sì, ma cioè, non è che non sono attori, però. Magari gli dicono, guarda, oggi fai finta di fare la bravata che dobbiamo fare la scenetta. Cioè, è palese che gli dicono di farlo. Cioè, non è che sono tutti stupidi, che c'è l'insegnante stupido che non si accorge che tu fai la cazzata. Ci sono le telecamere, come fanno a non vedere le cose? È chiaramente fatto apposta tutto quanto. Quindi anche lì fai le reaction per incazzarti, ma lo fanno apposta? Cioè non avrebbe neanche senso. Comunque dovrei aver fatto tutto. Adesso sto ricontrollando perché qui ci sono 3.000 robe da ricordarsi, ma direi che ci siamo. E possiamo dirlo che questa parte è stata conclusa alla velocità record. Cioè, siamo stati velocissimi. Abbiamo finito questo pezzo. Non resta che fare il portone e i ponti. E poi terraforming e corte interna. Però la struttura. Ci siamo. Adesso poi lo guardiamo anche dal basso. Però prima di concludere la live, nomi nel libro dei sub.
Vediamo chi ci mancava. Allora, c'era Maru che ha fatto due sub regalate, poi Anthony. Le bimbe di Giovanni Game. Avete creato un account facendo una subprime, quindi collegando il Prime solo per un meme, incredibile. Uno. Allora, un Soryuki, due Soryuki, 3, 4, 5, che sono le sub regalate, poi c'è Surrins. E c'è Plasma che aveva fatto i 5 mesi e che non ricordo se ho salutato. Nel caso, ciao Plasma. Quindi segnati tutti, andiamo a vedere la nostra solita visuale e chiudiamo. Adesso vado e intanto vi faccio vedere anche un po' il tutto. Ah, volete anche le shaders? Ma sì, mettiamo le shaders, va benissimo. Datemi un attimo. Hai mai pensato di aprire un server con qualcun altro, oppure un mondo da solo completamente moddato? Ma io il server ce l'ho già. Non avrebbe senso. Ed eccolo. Ci siamo. Una volta in quella posizione c'era una collina tagliata a metà da un demone scheletro con una spada gigante. Anzi, no, an ancora peggio, una volta lì c'era una collina tagliata a metà da un quadratone portale del Nether ed era una farm d'oro gigantesca e orribile. A distanza di anni siamo arrivati a questo. Che storia. Se me l'avessero detto all'epoca non ci avrei creduto. Ora non resta che fare sti ponti e vedere come si fonderanno col tutto. Però ci siamo quasi. Quindi, ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito. Ci vediamo domani sera alle 20:30 con la prossima live. E quindi niente, buona serata e a domani.